Ciao a tutte e benvenute nel mio canale. Allora, questo è un video un po' strano perché, allora, siamo in un parco e quindi non è uno dei soliti video e quindi ci siamo portati un po' di cosina da mangiare fuori qui al parco, visto che ci siamo, e quindi ne approfittiamo per fare assaggi e poracci. E quindi assaggeremo i Nutella Be Ready e i Tuk. Allora, aspettate, i Tuk Stick, questi qua, e i Nutella Be Ready insieme a voi. E vi diremo un po' cosa ne pensiamo e cosa. Devono sapere che tutta sta roba qua, più il cellulare, eccetera, è tutto qui dentro. Dentro. Aspetta, sta roba qui. Sì, perché... Degno da What's in My Bag, degno di quello. Vai, veramente. Vabbè, comunque, iniziamo perché c'è tantissima gente qua e forse... Iniziano a fare le cose strane. Anche, sì, è vero. Vabbè, comunque, iniziamo perché mi fa male anche la mano. E con cosa iniziamo? Quello più buono. Li dobbiamo provare. Iniziamo con il Nutella, cioè con il dolce o con il salato? Vabbè, il Nutella come cazzo si chiama? La Nutella, cioè non è... Sì, proviamo però... col Tuk, questo qua mi ispira, Tuk Stick. Va bene, iniziamo con il salato, quindi... Sì, allora, prendiamolo insieme. Vai, prendilo, così assaggiamo. A occhio, sembrava buono. Allora, praticamente, credo che sapranno tutti come sono i Tuk, no? I crackers, questi secondo me sono diversi dai Tuk. Crackers... Ma... normale, cioè crackers che, non che sono crackers, sono i Tuk, sono diversi dagli altri, sono salati, dovete mangiarli e capire. Quindi questi sono fatti tipo grissini e niente, adesso li proviamo. Profumano di... mangia, di vai. Normale. Sono buono. Più o meno come i Tuk normali. Sì. Però c'era anche la consistenza del grissino. Sono buoni. Aspetta, ne prendo un altro. C'hanno la consistenza del grissino e sono buonissimi. Il fatto che io li sto mangiando a ripetizione la prova. Comunque non sono tanto salati. Non no. Sono grissini portabili e gustosi, infatti, hanno ragione. Sono qui dentro comunque. E queste qui ti fanno ingrassare un casino comunque, tipo ho visto con un'applicazione che... Non ti fa che ne stiamo mangiando a ripetizione? Ho visto in un'applicazione che per smaltire questi qua dovresti fare una corsa di 40 minuti. Allora, abbiamo cambiato location perché si è riempito di gente e quindi ci si vergognava. Vabbè, comunque, adesso iniziamo con gli assaggi dei Nutella Be Ready. Possiamo mangiare tranquillamente. Allora, il mio si è tutto rotto dentro la borsa, il tuo è ancora vivo. Sì, sì, è integro. Intatto, vai. Allora, proviamolo. Uno, due. Ma ho detto tre. L'hai morso pure tu però. Lo so. Non hai detto via. Dentro è così. È buono. Buono, buono. Praticamente dentro c'è la Nutella. E dentro la Nutella ci sono anche tipo dei granellini che sono molto croccanti, credo della parte croccante di sopra, che sarebbe tipo un pane, non lo so. Si è rotto. Si è rotto. Comunque buono, 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 buono. Buono. Non sono tagliata il dito. Allora, adesso faremo la giuria e vi diremo i nostri voti. Allora, il voto per i Tuk Stick per me è
7,5. Secondo te? 6,7. Invece per il Nutella Biladi? 8,9. Anch'io 8,9. Anche se secondo me il pane lo potrebbero, cioè il pane tra virgolette, la crosta potrebbero farla molto molto meglio, perché secondo me se non ci fosse la Nutella dentro non sarebbe tanto buono, non pensi? È tipo quello del Tronchi, ma è molto più è vero, però quello è del... più, come dire, è meno resistente, meno croccante di quello del Tronchi. Quello del Tronchi è più tra tac. Sì, ma è anche più buono proprio come sapore. Ah, stiamo là più. Forse un po' più forte quello del Tronchi, sì. Si sente un po' di più. Vabbè, questi erano i nostri assaggi poracci e ne vogliamo fare anche altri se ovviamente vi piaceranno. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like e fateci sapere cosa ne pensate, se l'avete assaggiati e se vi piacciono. Beh, noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Muah.